Cancellati molti voli all'aeroporto di Bruxelles, chiuso lo scalo low cost di Charleroi. Il Belgio è nel caos per uno sciopero proclamato per protestare contro la manovra di austerità da 11 miliardi di euro decisa dal governo. La mobilitazione arriva in concomitanza con il vertice dei leader europei. Fermi i trasporti e i servizi pubblici per il primo sciopero generale unitario dal 1993. Lo stabilimento Audi ha interrotto la produzione ed è stata bloccata la frontiera con la Germania. Il freddo non ha abbassato il livello di adesione allo sciopero in Belgio, spiega il corrispondente di Euronews a Bruxelles. E i sindacati hanno inviato un chiaro messaggio di insoddisfazione al nuovo governo in merito alla sua politica economica. Un messaggio indirizzato anche ai leader europei, riuniti per la prima volta dall'inizio del 2012. Crediamo che l'austerità non sia la soluzione, ma il problema, dunque vogliamo invertire questa tendenza. I primi a incrociare le braccia sono stati i ferrovieri, nella tarda serata di ieri impedendo ai treni internazionali ad alta velocità di collegare Bruxelles con Londra, Colonia, Amsterdam e Parigi.